dal libro di Eckhart Tolle, Un nuovo mondo, il capitolo sul vostro proposito interiore. E questo è forse uno dei capitoli più importanti del libro e fa una sintesi di che cosa vuol dire il risveglio. Parla di un concetto che è questo, il proposito interiore, e distingue il proposito interiore dal proposito esteriore o proposito secondario. Il proposito interiore è il proposito più importante della vita. In cosa consiste questo proposito? Consiste nel proposito di elevare lo stato di coscienza, quindi nel risveglio. Risveglio, vedremo, significa per Eckhart Tolle la separazione del pensiero dalla coscienza. Finché la coscienza si identifica nel pensiero, io sono dominato dai miei pensieri, io credo di essere i miei pensieri. Ma in realtà, la realtà non è questa, la realtà è che io sono uno spazio di coscienza dentro cui i pensieri si generano o arrivano. Così come non bisogna confondere lo schermo del cinematografo con la pella, col film che viene proiettato. Fare questa distinzione è esattamente il risveglio. Allora, Eckhart Tolle inizia il capitolo con un linguaggio molto discorsivo e molto accattivante, proprio rivolto a tutti. Dice: appena siete andati al di sopra della mera sopravvivenza, vi ponete il significato della vita. Molta gente si sente intrappolata nella routine del vivere quotidiano. Alcuni credono che la vita passi loro accanto, che sia già passata, altri si sentono limitati insomma, dal loro lavoro e così via. Ecco, molta gente aspira alla libertà. E altri che già godono della libertà, in realtà si sente che tutto questo non è sufficiente. Insomma, dice Eckhart Tolle, c'è qualcosa che non può essere sostituito da nessun'altra cosa, ed è il proposito primario, cioè il proposito interiore, quello di cui abbiamo parlato prima. Adesso passo qui, un'altra pagina. Dice: il vostro proposito interiore è quello di risvegliarvi. È il proposito che hanno tutti gli esseri umani. Siamo parte degli esseri umani, quanto esseri umani. C'è questo proposito, come già dicevo altre volte, dentro il progetto di un gatto c'è quello di sviluppare non solo la camminata, ma la corsa, anche il salto. Dentro un progetto di un uomo non c'è solo quello di vivere quotidianamente, ma quello di sviluppare il proposito interiore, cioè il risveglio, cioè quello che ho appena detto prima, la separazione tra la coscienza e il pensiero. Dice: è il proposito dell'umanità, e dice ancora, è una parte essenziale del proposito del tutto, dell'universo, della sua intelligenza emergente. Parla qui appunto di intelligenza emergente, anche Mancuso parla di principio ordinatore, di intelligenza che emerge, si vede, emerge dall'osservazione dell'universo, delle cose dell'universo. Dice: mentre il proposito esteriore può cambiare di tempo in tempo, il proposito interiore rimane quello, ed è quello per tutta la vita. Trovare e vivere in allenamento col vostro proposito interiore è la base poi per soddisfare il vostro proposito esteriore. Questo è un concetto che va chiarito bene. Questo concetto di allineamento tra proposito esteriore e proposito interiore è il segreto della vita piena. Faccio l'avvocato, ok. Questo corrisponde al mio proposito interiore? Ecco, secondo una visione abbastanza semplicistica, dice: ma io sono portato per fare l'avvocato, non sono portato, c'è questo, c'è quell'altro, ma io cosa sognavo, cosa non sognavo? Certo, sono tutte cose importanti. Se io ho fatto l'avvocato perché dovevo soddisfare una richiesta di mio padre, è molto probabile che faccia l'avvocato di malavoglia. Qualunque attività, che non sia criminosa ovviamente, che sia utile all'umanità, può soddisfare il proposito interiore. Tutto ciò che occorre è che io sia presente nel qui ed ora mentre la compio. E poi Eckhart Tolle più avanti spiegherà bene cos'è il proposito interiore. Ad esempio, mentre adesso sto parlando, qual è il mio proposito esteriore? È quello di parlare dentro questa telecamera e mi concentro in ciò che ho da dire. Nel momento che, oltre a concentrarmi in ciò che ho da dire, pensassi: cosa serve questo? Chi lo leggerà? Chi ascolterà questo video? Chi ascolterà le parole che dico? Cosa mi servirà? Bene, sono già uscito dal presente, sto pensando al futuro e questa è l'attività tipica dell'ego. Allora,
Seguo il proposito interiore quando sono nell'anima, ma l'anima esiste soltanto nel momento presente, nel qui ed ora. Appena mi proietto nel futuro, distingo tra mezzi e fini. Io parlo per che cosa? Per ottenere un risultato. E nel momento che seguo questo tipo di pensiero, sono uscito dal presente e sono uscito dallo stato di risveglio. Sono entrato nello stato egoico. E comunque adesso lo vedremo più chiaramente nel proseguo della lettura. Dice Tolle, senza questo allineamento potete lo stesso raggiungere certe cose attraverso lo sforzo, la lotta, la determinazione. Puoi diventare direttore d'orchestra, puoi diventare capo di una grande azienda, ma non vi è gioia in questo sforzo e invariabilmente finisce in qualche forma di sofferenza. Quindi il tema del proposito interiore è centrale per qualunque essere umano sia interessato alla felicità, allo star bene, alla gioia. Dovrebbe quindi interessare tutte le persone. Adesso vediamo cosa intende Tolle per risveglio. Il risveglio è un cambiamento nella coscienza, come dicevo prima, nel quale il pensiero e la consapevolezza si separano. Invece di essere persi nel pensiero, cioè identificati, quando siete svegli, riconoscete voi stessi come la consapevolezza che c'è dietro, cioè lo schermo su cui viene proiettato il pensiero. A quel punto il pensiero cessa di essere un'attività autonoma fino a se stessa, che ha preso possesso di voi e che conduce la vostra vita. Chi si sostituisce al pensiero? La consapevolezza. Invece di essere al comando della vostra vita, il pensiero diventa un servitore della consapevolezza. Ecco quindi che potremmo dire, nella metafora del cocchio, l'anima è il risveglio, il cocchiere è il pensiero. E il pensiero è l'io. L'io guida le emozioni. Ma se l'io che guida le emozioni, io mi identifico in questo io mi sono staccato dall'anima, perché l'anima vive soltanto nel qui ed ora e non ha scopo. E allora la qualità dell'azione che io compio mentre l'io, il mio io governo, la mente, potremmo dire la mente funzionale, svolge questo compito, la qualità sarà una qualità spirituale. Non c'è qualità spirituale ogni volta che io compio un'azione distratto dal perché la faccio, dove voglio andare a parare, tutto quello che noi impariamo nel mondo comune. Ci impariamo sempre a porci degli obiettivi, a lavorare in vista di questi obiettivi per costruire la nostra vita e così via. Da un certo punto di vista, questa attività qui è l'attività che ci separa completamente dall'anima perché toglie qualità alla nostra azione. Togliendo qualità, chiudendo il centro del cuore, perché dobbiamo mettere tutto insieme, quando sono totalmente nel presente, totalmente risvegliato, vuol dire che non sono più identificato nel pensiero. Sono nella mente funzionale, ho il cuore aperto e quando ho il cuore aperto ho l'intuizione. Perché ho l'intuizione? Perché faccio parte, lascio entrare dentro di me l'intelligenza universale dell'universo. Se io sono un albero, faccio naturalmente l'albero e questa è la cosa migliore che possa fare al mondo. Adesso vedremo più avanti, più a fondo questo tema, lo affronteremo quando Gesù dice: ma guardate i gigli dei campi. Non devono tessere, non devono preoccuparsi di nulla e Dio fa loro un vestito più bello del più bel vestito di Salomone. Cioè vuol dire che l'intelligenza che c'è nell'universo, se lasciamo entrare dentro di noi, acquisiamo quel potere infinito che è proprio il potere dell'intelligenza universale. Guardate, questa ha a che fare con la guarigione. Cioè questa tematica ha proprio a che fare con la guarigione dell'essere umano, che è una guarigione dell'anima. Cosa significa? Che l'anima finalmente si libera. Noi riceviamo un'istruzione nella nostra cultura che è totalmente sbagliata. Noi crediamo di essere liberi quando possiamo fare delle scelte che sono, diciamo, disecologiche, che sono contrarie a quello che è il nostro proposito interiore, che è quello di servire l'intelligenza universale che fluisce dentro di noi. Nella tradizione cristiana sia fatta la tua volontà. In Sant'Agostino, cor meum in quietum est, donec in te requiescat. Vediamo, dunque, riprendo il tema. Il pensiero detto diventa servitore della consapevolezza. Che cos'è la consapevolezza? Cos'è?
è la connessione cosciente con, è la connessione cosciente con l'intelligenza universale. Grazie alla consapevolezza io lascio entrare dentro di me, cioè lascio fluire senza porre ostacoli l'intelligenza universale. Quindi questo oggi pomeriggio mi è capitata questa immagine, stavo sdraiata al sole, a un certo punto ho immaginato di essere la cellula della pelle di un grande elefante, di un elefante immenso. E ho sentito dietro tutto il potere di questo elefante e il potere della vita che ha generato l'elefante. Ma io come cellula, da chi sono stato generato in questo modo come pelle? Beh, certamente dal progetto dell'organismo elefante. Ma ancora prima dal progetto della vita che costruisce un elefante, costruisce delle piante, costruisce quello che è. Allora, come cellula della pelle dell'elefante, il mio proposito interiore qual è? È quello di risvegliarmi, cioè di essere totalmente quello che sono, affidandomi completamente all'intelligenza universale. Se dentro di me sorge un proposito esteriore che mi dice: ma perché io volevo fare l'occhio dell'elefante, volevo fare la coda dell'elefante, volevo fare il dente dell'elefante. Ecco, in quel momento subito creo dentro di me un conflitto. E quando sono nel conflitto, subito avviene la sofferenza. Ora, il mito della libertà nell'uomo moderno è un mito proprio, cioè una finzione, una menzogna, è l'idea che io posso fare quello che voglio. E facendo quello che voglio, io sono libero. In realtà, se questo è vero, se io allineo la mia volontà alla volontà più grande, della cosa più grande di cui io sono parte, è chiaro che l'individualismo moderno sembra essere l'opposto di questa visione che viene dalle tradizioni sapienziali. Un'altra parola per indicare la coscienza è presenza, essere presenti nel qui ed ora. Poi Tolle parla del processo di iniziazione. Ma rinvio al prossimo video.